chiamo Samuele e vengo dall'Abruzzo, in provincia di Teramo. Mi chiamo Maria Carmela. E da dove vieni? Da Matera, in Basilicata. Mi chiamo Francesco Angeli, vengo da Spoleto. Ciao, mi chiamo Giuliana e vengo da Trapani, Sicilia. Ciao, mi chiamo Francesca e vengo da Ravenna, qui vicino. Ciao, io sono Caterina e vengo da Vicenza. Linda e idem. Nicole da Vicenza. Io mi chiamo Anna e vengo da Bologna, provincia. Sono Virginia e vengo da Sogliano del Lago, Lago di Garda, in provincia di Brescia. Ciao, Pasquale. Ok, e da dove vieni? Vengo da Bologna. Allora, io di solito festeggio il 25, di solito cambiamo sempre, però i tortellini in brodo restano il piatto preferito. Anch'io festeggio il 25, sia a pranzo sia a cena. Mangiamo anche noi la minestra e poi sempre la carne, tipo cappone o qualcosa. Io invece faccio solo il pranzo e mangio il pasticcio di ragù e dopo di secondo sempre o coniglio o la caponata. Urca, sacco di cose in realtà. Veramente tante. Una a casa, a Natale, pesce, baccalà, ma anche carne, arrosticini e via discorrendo. Allora, io dipende, perché di solito a Natale viaggio sempre, quindi non ho una tradizione fissa, diciamo, per ogni anno. Quindi quest'anno, per esempio, mangerò messicano, perché sarò in Messico. Noi tipicamente per Natale mangiamo i cappelletti fisso, non i tortellini ovviamente, essendo a Ravenna, oppure brodo, cappelletti in brodo, carne, faraona. A Natale di solito ci riuniamo in famiglia e piatti tipici, vabbè, classico tortellino in brodo e poi con la carne e verdura. Come tradizione di solito si fa tutto a casa mia con tutti i parenti, perché abbiamo una sala piuttosto grande. E ci sono la nonna che viene da noi a cucinare con mia madre e si cucinano per tutti, ecco. Facciamo la messa di mezzanotte, poi la mattina si aprono i regali in casa mia, pranzo dai nonni dalla parte di mamma e invece il pomeriggio sera vado a Imola dalla famiglia di mio padre, siamo tutti insieme lì. E da me il Natale si festeggia un po' strano perché lavorano sia mia mamma che mio fratello, quindi il pranzo di Natale non è così tradizione in realtà. Di cibo tipico, so che origini un po' in tutta Italia, c'è di tutto, nel senso dal cappone, cioè dal gallo, a magari l'anatra, al tacchino, non c'è una cosa specifica, siamo abbastanza nomadi in ambito culinario. Capodanno lo passo con i miei amici. Quest'anno mi capita di farlo con una festa di 50 persone che non conosco, però va bene lo stesso. Di solito si organizza un festone con tutti gli amici e si scoppiano i petardi, si beve. Sì, di solito siamo tanti, almeno finora gli ultimi anni. E si dorme tutti insieme fino al giorno dopo. Idem uguale. Di solito mangiamo o lasagne o cannelloni, dipende. Prima cena con i parenti, poi vado fuori con i miei amici. I regali ovviamente li porta Babbo Natale e non voglio altre discussioni su questo. Allora, la festa più importante dell'anno per questi bambini e bambine è Santa Lucia, che è la notte fra il 12 e il 13 dicembre. Ci porta i regali, addirittura noi stavamo a casa da scuola, alle elementari, per aprire i regali. E la storia è che appunto ogni bambino deve andare a dormire presto perché non si può vedere Santa Lucia, perché ovviamente ci butta la cenere negli occhi e ci acceca. Anche se è molto, diciamo, tragica la storia, io per prima non ce la vivevamo male. Sapevamo che dovevamo andare a dormire presto e alzarci presto per aprire i regali, però è la festa più importante per un bambino, molto più che Natale o la Befana. Sai cosa sono meraviglia e dormiglione? No. No, assolutamente no. Il dormiglione, secondo me, è una notte in bianco che si passa durante le feste. Così. Non ne ho proprio idea, potrebbe essere un giorno, forse il tipo Santo Stefano è il dormiglione perché per le feste hai festeggiato e Santo Stefano dorme, non lo so, non ho idea. Una favola di uno scrittore bolognese.
una statuina di un uomo che dorme, perché rappresenta invece quelli che non hanno colto il segno, l'importanza dell'arrivo di Gesù, insomma. Ma vai, parti da l'Avana, quest'albero, questa è la meraviglia. La meraviglia è una statuina del presepe che rappresenta appunto, non so, un po' tutti quei personaggi che per l'arrivo di Gesù si stupiscono comunque, perché è un evento straordinario. Allora, cos'è il vecchione? Un vecchio grande. Secondo me è tipo una carne vecchia. Anche secondo me è un animale, qualcosa che si mangia. Una scultura, non so come definirla, che viene messa in piazza, in centro in Piazza Maggiore, e il 31 a mezzanotte si dà fuoco e brucia, ecco. Il vecchione è il pupazzo che rappresenta l'anno vecchio, viene bruciato in Piazza Maggiore il 31 dicembre, la sera. E niente, per rappresentare il cambiamento, il passaggio dall'anno vecchio all'anno nuovo. Il certosino. Ah, quella è la cosa, come si chiama? La tigella, il vero nome della tigella. Ok. Anche secondo me. Ok. Certosino. Non lo so. Certosino. Oh, a me viene in mente tipo lo stracchino, non lo so, qualcosa da mangiare. Non lo so. Tagliamo. Il certosino, forse, non so, una pietanza, forse qualcosa che si mangia. Un dolce tipo panettone speziato, che ne so, mi viene così. Tazza e bicchiere, saluto da cavaliere.